Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Photo Discovery. Prima di parlare del fotografo di oggi vi invito ad iscrivervi al canale per farlo crescere e per condividere le tematiche trattate. Esportiamo un po' di cultura, eh? Quando vi iscrivete ricordatevi di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità di Photo Discovery e del mio spazio blog. Vi siete iscritti molto bene, allora cominciamo a parlare del fotografo di oggi, Diane Arbus. Diane Arbus, nata Diane Neverov, nasce a New York il 4 marzo del 1923 e ci lascia il 26 luglio del 1971 a Greenwich Village. Le fotografie per la quale la Arbus è notoriamente conosciuta sono quelle che ritraggono gli esseri umani per le loro diversità, un continuo distaccarsi per quella che la società odierna chiama normalità. Una normalità a volte messa in discussione dalla stessa natura ed altre volte da scelte personali. Non ha comunque un approccio voyeuristico, come ad esempio si potrebbe definire la fotografia di Helmut Newton, e la consapevolezza della diversità non andava mai a sminuire i suoi soggetti, come avrebbe potuto facilmente avvenire. Nella maggior parte dei suoi ritratti i soggetti si trovano nel proprio ambiente. È il linguaggio fotografico della Arbus che mira a fondere la propria osservazione dell'ambiente in esso stesso. I soggetti sembrano apparentemente a proprio agio. È lo spettatore invece che è messo a disagio dall'accettazione del soggetto. La fotografa nasce in seno ad una ricca famiglia ebrea di New York, proprietaria della catena dei grandi magazzini Rasex. È la seconda di tre figli. Il padre è David Neverov e la madre Geltrude Rasek. Il fratello Howard Neverov, più grande di Diane di 3 anni, diventerà noto come uno dei maggiori poeti americani. La sorella minore Renée invece è una scultrice. Dal 1930 Diane frequenta la Ethical Culture School, che si trova a New York, ed in seguito la Filston School. A soli 14 anni conosce Alan Arbus, uomo di 5 anni più grande di lei, che all'epoca era proprio un commesso di uno dei grandi magazzini Rasex. Diane si innamora di lui. Il rapporto non è ben visto dalla famiglia di lei, ma lo sposerà appena avrà compiuto 18 anni. Durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, Alan fa il suo servizio militare, lavorando come fotografo per l'esercito. Alla fine del 1944, Alan è attivo in Birmania ed il 3 aprile del 1945 nasce la loro prima figlia, Dune Arbus. In quel periodo Diane torna a stare a casa dai suoi genitori. Genitori che, sebbene non fossero d'accordo all'unione dei due ragazzi, continuavano a prendersi comunque cura in parte della figlia. Alla fine del conflitto Alan e Diane decidono di fare i fotografi, visto che nel 1941 si erano già occupati di fotografia nel settore moda ed Alan aveva acquisito una discreta conoscenza fotografica lavorando nell'esercito. Inizialmente sembra proprio che Diane si limiti a fare da assistente ad Alan. Lo studio si chiama comunque Diane ed Alan Arbus. La Arbus studierà fotografia per un breve periodo con Berenice Abbott nel 1947, poi con Brodovich nel 1955 ed infine con Lisette Model, con cui studia nel 1956 e nel 57. Le esperienze con Alexei Brodovich, capo redattore di Harper's Bazaar Magazine, alla New York School of Social Research, e anche le esperienze con Berenice Abbott le sono state discretamente utili, ma i migliori risultati sono sicuramente quelli ottenuti studiando con la model. Il primo servizio pubblico della coppia risale al 1947 su Glamour. È un servizio sui pullover. Su Glamour comunque lavoreranno spesso anche nei periodi successivi e lavoreranno anche abbastanza spesso con le riviste Seventeen e Vogue. Nel 1951 Diane e Alan lasciano il lavoro sulla moda per dedicarsi ad un
un viaggio in Europa. Il 16 aprile del 1954 nasce la seconda figlia, Amy Arbus. Diane, per il parto, rifiuta l'anestesia e si dice che abbia descritto la cosa come una delle migliori esperienze fatte nella sua vita. In questi anni Diane conosce un giovane Stanley Kubrick, allora un fotografo ai primi passi. Nel 1955 una foto di Diane e Alan, che ritrae un padre che legge il giornale al proprio figlio sdraiato sul letto, viene esposta nella monumentale mostra di Edward Steichen, The Family of Man. Diane collaborò con suo marito Alan fino alla fine del 1956, anche se ancora per qualche anno appariranno fotografie riportanti i loro due crediti. Ancora alla fine degli anni 50 Diane continua a lavorare con una Nikon 35 mm. In un'intervista ad Aperture nel 72 disse: "Da principio mi piaceva la grana, ero affascinata dal suo effetto nella stampa, perché tutti quei piccoli punti formavano un razzo ed ogni dettaglio andava letto attraverso di essi. La pelle era come l'acqua e il cielo, si aveva più a che fare con la luce ed ombra che con carne e sangue". È il 1958 quando il matrimonio fra Diane e Alan incomincia a scricchiolare. I due si separeranno proprio in quell'anno, ma informeranno la famiglia di lei soltanto 3 anni dopo. Divorziarono così 11 anni dopo, nel 1969. Diane conosce Emile De Antonio, distributore del film di Robert Frank Pull My Daisy. Emile, detto De, fa vedere alla Arbus Freaks, il film del 1932 di Todd Browning, già all'epoca divenuto un cult movie. Visti i soggetti dell'Arbus, questo è un film che più si avvicina alla sua idea di estetica. Un altro luogo dove troviamo spesso Diane Arbus a fare fotografie è il Club 82, situato nella Lower Manhattan e frequentato da una serie di figure molto particolari. Fra i primi soggetti fotografici di questo periodo troviamo Miss Stormare de l'Arvéry, la donna che si veste da uomo, e Moondog, un gigante cieco con una grande barba e corna da vichingo, che passa 8 ore al giorno fra la 50esima Ovest e la 6th Avenue. Va notato che l'Arbus non si limita a fotografare di sfuggita questi personaggi, ma instaura con loro un vero e proprio rapporto di amicizia, talvolta molto molto profondo. Molti di loro vengono fotografati più volte nel corso degli anni, come accade all'uomo messicano affetto da nanismo, Cha Cha Cha, nome d'arte di Lauro Morales, ritratto in una delle foto più famose della Arbus. Le prime foto dell'uomo risalgono al 1960 ed è ancora la Nikon 35 mm la macchina ad essere usata, fino alla foto divenuta appunto famosa nel 1970 realizzata con una Mamiya, una macchina fotografica medio formato. La prima pubblicazione di Diane Arbus è The Vertical Journey, 6 fotografie pubblicate nel 1960 dalla rivista Esquire. A questa segue nel 1961 The Full Circle su Harper's Bazaar Magazine. Va notato come entrambi i titoli siano anche raffinate citazioni letterarie. The Vertical Journey del viaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie e The Full Circle di Shakespeare. Il cerchio completo, chi è colui che mi può dire chi sono? 1962 è l'anno del passaggio alla Rolleiflex, non senza da parte della fotografa qualche difficoltà. L'Arbus sviluppa anche un nuovo filone di interesse, quello per i nudisti. Nel 1963 Diane Arbus vince la sua prima borsa di studio al Guggenheim. È in questi anni che conosce il famoso fotografo di moda Richard Avedon. Fra il 1964 e il 1965 Diane Arbus è spesso in giro a fare fotografia a New York. Nel 1970 prova la Pentax 6x7 di un suo amico fotografo. Ne rimane entusiasta, le proporzioni sono circa le stesse 8x10 delle lastre dei banchi ottici, spesso utilizzati in quel periodo nella fotografia di moda. Inoltre la visione attraverso il mirino le ricorda quella di una grande 35 mm. Per poterla acquistare organizza un corso di fotografia a cui parteciperanno 28 allievi, fra cui troviamo Eva Rubinstein, figlia del grande pianista Arthur Rubinstein, destinata a diventare anche lei una grande fotografa. Nel 1970
Atlanta Art Forum pubblica le sue fotografie, il che è molto inusuale per una rivista che pubblica solitamente arte astratta. Nel 1970 Diane si occupa di fotografare dei disabili di un istituto. Come al suo solito, non si tratta di una sola sessione fotografica, ma vi tornerà diverse e diverse volte. È la serie che diventerà famosa dopo la sua morte, intitolata Untitled. Fra gli ultimi soggetti fotografati dall'Arbus troviamo delle prostitute e dei loro clienti di alcuni bordelli sadomaso. Di questi lavori sono noti solo alcuni scatti. Ormai è il periodo in cui la depressione, che si è sempre palesata in sé, si è fatta più grave e la donna pare aver perso l'interesse per la fotografia. Anche il crescente carico di responsabilità correlato al suo successo nella fotografia sembra schiacciarla. Il 26 luglio del 1971 Diane Arbus si suicida. Ingerisce una grossa dose di barbiturici e si taglierà le vene nella sua vasca da bagno. La troveranno solo un paio di giorni dopo con il corpo già in evidente stato di decomposizione. Nel 1972 inizia la consacrazione a Diane Arbus. Dapprima la monografia della Aperture e poi l'esposizione delle sue fotografie alla Biennale di Venezia. Una partecipazione che fu decisa dalla Arbus prima della sua morte. Questa consacrazione la proietta nell'Olimpo dei grandi fotografi. Fra le grandi mostre della Arbus dopo la sua morte troviamo Diane Arbus Relation del 2004, che per la prima volta rende disponibili al pubblico una grande parte di documenti biografici ed anche molte foto precedentemente mai pubblicate. Allora, anche questa puntata di Photo Discovering finisce qui. Sono certo che conoscevate già Diane Arbus, ma magari in questo video avete scoperto qualcosa di nuovo. Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Vi invito come sempre ad indicare nei commenti nuovi nomi di fotografi che volete che Photo Discovering tratti nelle prossime puntate. Mettete un like se il video vi è piaciuto, condividete ed iscrivetevi al canale. Fate conoscere ai vostri amici tutte le tematiche del mio spazio blog e di Photo Discovering. Grazie per aver visto questo video. Ciao e alla prossima puntata di...